Signore e signori, buonasera e bentornati. Io sono Lexi, questo è un canale random dove facciamo un po' di tutto, principalmente dedicato alla riflessione, ma intanto mi piace un po' giocare. Ed è quello che andiamo a fare oggi, perché qualche tempo fa stavo facendo ordine, ho ritrovato una vecchia fotografia estremamente carina della sottoscritta alle elementari e ho pensato, dato che ho fatto ricreo look di 10 anni fa, poi ho fatto ricreo look di 20 anni fa, ho pensato, ma visto che posso permettermelo, perché non proviamo a ricreare anche il mio look di 30 anni fa? E adesso vi faccio vedere qual era il look nello specifico che andiamo a tentare di riprodurre. Questa è la sottoscritta piccolina alle elementari, però secondo me è rimasta un po' di somiglianza. Aspettate, vediamo il confronto. E mi ha colpita il fatto che praticamente qualche tempo fa, girando in città, abbiamo trovato la mamma di un mio ex compagno di classe delle elementari, che non vedevo da allora, che ha immediatamente riconosciuto mio padre, perché non è cambiato di una virgola, si è solo un po' sbiancato i capelli, però il resto è rimasto assolutamente uguale. Poi mi ha guardata e mi ha riconosciuta all'istante e fa: ma sei rimasta uguale? Effettivamente devo riconoscere che, per quanto ad acconciature, sono rimasta abbastanza fedele, e anche lo stile estetico, dopo essere passata da qualcosa di più normale a saltata avanti e indietro per le epoche, diciamo che sono effettivamente ritornata a questo stile che avevo una volta, e che, devo fare una piccola nota, era scelto dalla sottoscritta. Infatti mia mamma ci tiene a ricordare, a far sapere a tutti, che era assolutamente impossibile farmi mettere qualcosa di diverso da quello che io volevo indossare, delle tragedie che le ho fatto per farmi comprare i jeans con i fiorellini rosa, che poi ho ricomprato quando ero al liceo, quasi uguali, e mia madre è rimasta, si è messa praticamente a ridere, ha detto: sai che questi qua mi hai fatto una storia, perché li volevi così quando eri, non mi ricordo, quando avevi 2 o 3 anni. Quindi diciamo che ho ben chiaro questo stile, che ce l'avevo già allora, che sono cresciuta con le principesse Disney e la mia mente è un po' rimasta lì, ecco. Quindi andiamo a ricreare questo look, perché stavo pensando che ho questa maglietta molto particolare, come vedete ha questo collo che andava di moda all'epoca, siamo primi anni 90, quindi risente ancora molto dello stile anni 80. Ne ho comprata una molto simile di recente, e anche la gonna non ce l'ho così a fiorellini. Tra l'altro, quella di questa foto, se non ricordo male, era presa, cioè era stata fatta da mia mamma partendo, non ricordo se da una sua gonna o da un suo vestito, comunque era riciclata, quantomeno la stoffa, e la mia l'aveva fatta su misura. Ecco, quella che ho nuova, l'ho appena comprata, l'ho fatta vedere anche in qualche video, e adesso andiamo a montare insieme tutto il look. Quindi beh, la camicia era praticamente uguale, la gonna in realtà è tutta un'altra cosa, ve lo concedo, però mi piaceva che avesse la stessa lunghezza e comunque, cioè, più o meno la stessa leggerezza, lo stesso spessore, quindi mi sembra che ci stia bene come stile e che riporti un po' allo stile di quegli anni. E, ripeto, la lunghezza era giusta. Le scarpe in realtà non si capiva un accidente di cosa potessi avere, c'era un qualcosa di bianco che mi dava l'idea di scarpe da ginnastica, però mi sembra improbabile con la gonna. Anche se una cosa che facevo era, le giornate in cui avevo ginnastica, per fare in fretta a cambiarmi, mettevo la gonna, e quindi boh, non lo so, però avrebbe avuto comunque più senso con le ballerine che mi piacevano un sacco e mettevo spesso, ragion per cui ho scelto di, non so se si vede, no, non si vede, di mettere le ballerine anche qui. Con i calzini avevo solo questi bianchi, che è strano, però probabilmente erano un po' più alti all'epoca, che andavano di moda così, o forse avevo le calze, c'era un qualcosa di un colore un po' strano, probabilmente indicava che avessi le calze di un trasparente, sapete, quelle leggere, tipo 10-20 denari nere, però qua a disposizione non le ho, solo quelle pesanti, quindi ho pensato di stare senza calze con sti calzini. E questo era il mio tentativo di oggi di emulare quel vecchio look. Fatemi sapere se vi è piaciuto, anzi vi invito a provare a giocare, a ricreare anche i vostri di look, e in caso taggatemi, insomma citatemi, fatemi sapere, che sono curiosa di vedere. Io andrò a concludere con questo, noi ci sentiamo tra qualche giorno con un nuovo video. Nel frattempo auguro a tutti una buona giornata.